wanna jump on the red light of every Monday that I have. I wanna take a last step. I don't wanna be the same. I wanna live outside my comfort zone. I wanna make love in public. I wanna be the last survivor. Walk a little towards the sea. I wanna come to be with you. I wanna talk with my dad. I wanna leave her the border. Oh, my incapacities. I wanna leave my disorder. Benvenuto, benvenuto a Francis McVan. Come stiamo, eh? Finalmente a sé sul sofà anche Francesco Vannini, che oggi ci spiegherà, ci svelerà il suo segreto nascosto. Quale sarà? Quale sarà? E allora? Aspetta un attimo, con l'impressione che non sentiamo quello che dici. Ora sì. Quindi non ho parlato, cioè avete visto? No, dica, ha detto dica, dico, non abbiamo perso... Dica. Una curiosità. Sì. Questo nome, ma dove viene fuori? Lo so che è una domanda particolare che non ti aspettavi, però dico, da dove viene non fuori? Mi aspettavo questo? Che la facesse, perché dovete sapere che a microfoni spenti mi ha fatto questa domanda e io ho vacillato clamorosamente, perché non lo so, ho scelto questo nome senza un grande motivo in realtà. Però mi è stato fatto notare che giusto nel periodo in cui ho scelto questo nome stavo guardando una serie televisiva che si chiama Outlander, che è ambientata in Scozia, per cui Mac è abbastanza di casa. E quindi la risposta ufficiale è perché mi sono fatto influenzare da una serie televisiva. Ah, hai capito. Quindi i giovani d'oggi, dove sono? Non lo so, dico, ci sono i giovani d'oggi anche in giro, sì. Che si lasciano influenzare dalla TV. Ma sì, guarda. Sì, dalle serie televisive. In realtà la TV oggi c'ha un modo diverso di fruizione. Cioè, ma... io ora, canali in chiaro ormai non è che ora, per forza. A parte gli scherzi, dico che ci sta, che noi dico, ci conosciamo da bel po', abbiamo anche un modo simpatico di prenderci in giro dalla mattina alla sera. Sì. Però siamo anche qua, volevo anche diciamo confrontarmi con te per capire un po' di più di questo nuovo progetto. Sì. Francesco Vannini, già i suoi progetti, abbiamo visto un curriculum che abbiamo messo in online, abbiamo fatto vedere a tutti, è abbastanza corposo. Come mai hai deciso di fare questa sterzata e andare da solo
controcorrente, magari, in un certo senso. Senza magari, sono proprio andato controcorrente. Allora, guarda, la situazione è molto semplice. Ho fatto scrivere nei vari comunicati stampa la mia biografia, o meglio, la biografia di Francis McVann, come se fosse un fratello gemello di Francesco Vanni, che, diciamo, già come segno zodiacale dei gemelli, quindi siamo diventati in quattro senza rendercene conto. Perché questo? Perché già da qualche anno Francesco Vannini, il mio fratello gemello, aveva in mente di, sai, un po' di svecchiarsi, un po' di uscire dal cantautorato anni 70, che ce l'ha fatta a Torrone. Si può dire in televisione questo? Sì, sì, si può fare. Cioè, il Torrone è tipico dolce siciliano. Quello è il Terrone. Insomma, il problema reale è che questa voglia di cambiamento poi è seguita una specie di continua tiritera da parte di addetti ai lavori e colleghi musicisti che dicevano: ma tu sei Francesco Vannini, non puoi cambiare strada così, non puoi. Come se qualcuno mi avesse deciso che io dovevo essere incasellato come cantautore reduce degli anni 70. Quasi viene a dire mischino, no? Nel senso anche bello, no? Ma anche sì, a parte la parola cantautore, secondo me è di una bruttezza rara, perché veramente l'idea di uno che se la canta e se la suona con la chitarrina scordata, magari ogni tanto indovina anche un accordo. Insomma, siccome poi Francesco Vannini, mio fratello, certo, ha voluto abbozzare un attimo, ha fatto mezzo passo indietro, sono venuto fuori io. Che lo seguo da una vita, mio fratello, ma che non ho potuto accettare questo voler tornare indietro. Allora ho detto: va bene, tu resta a fare la musica italiana, che io mi diverto a fare qualcosa di diverso. La schizofrenia, visto, già mi ha preso anche lo sguardo. Ma come mai, cioè, il tuo stile che stai cercando ora in solitudine, diciamo così, a che cosa si ispira? Cioè, cosa che è quello che piace fare a te da un po' che hai in testa? Sì, allora, chiaramente, altrimenti non verrebbero fuori. No, chiaramente no, cioè, può essere che tu vuoi fare una cosa commerciale perché ti hai rotto le scatole di fare cose troppe, vuoi fare una cosa commerciale è stupida. Invece no, hai fatto una cosa tua e stai cercando di fare qualcosa di diverso. Bisogna anche capire qual è poi il concetto di commerciale, nel senso che e qual è poi vuoto. Secondo me commerciale è vuoto. Nel senso che commerciale e pop sono due sinonimi, e se sono due sinonimi, pop non vuol dire vuoto, vuol dire popolare. Anche il cantautore fa musica pop, se la mettiamo sotto questo punto di vista. Il problema è fissare questo concetto. Io volevo fare musica pop nel senso di popolare, nel senso di non necessariamente connesso con la vita politica, con l'attualità, come ci hanno insegnato i cantautori italiani dagli anni 70 fino a oggi. Volevo essere un po' più libero anche di sperimentare sia a livello di tematiche che a livello musicale. Cioè, dagli anni 70 a oggi la tecnologia ci ha regalato un sacco di strumenti diversi per poter fare musica. Perché non sfruttarli? Perché mandarli via così a priori? Questo progetto mi sta permettendo di lavorare con sintetizzatori, di lavorare con tante macchine con tanti pulsanti colorati che prima non avrei guardato neanche di striscio. Insomma, volevo essere libero. No Comfort Zone, che è questa canzone ed è il titolo dell'EP, non so se ti sto bruciando qualche domanda, no, chi se ne frega, è proprio il fil rouge che lega l'inizio di questo progetto. Le quattro tracce che faranno parte dell'EP. No Comfort Zone significa superare la propria zona di conforto per andare oltre, giocare anche con i limiti. Nel mio caso era l'inglese, perché io non avevo mai cantato inglese se non dentro la doccia. Bene. Sì, esatto. L'hai portata fuori dalla doccia. L'ho portato fuori dalla doccia e il fatto appunto di questo cambiamento di genere. Quindi No Comfort Zone tutta la vita. Bene. È che quale altro pezzo hai preparato per portarlo qua? Ti ho portato una canzone che si intitola Someone Set. Qualcuno dice. Qualcuno dice che. Sentiamo Francesco Vannini cosa dice con questa nuova. Anzi, Francis McVann. Sentiamo. Thank you.
doing tonight? Don't you wanna go to sleep early? It's Saturday night, I want you to dance madly. Someone said that dancing, you can shake off the world. You will sweat, you will pant, and everything will come back perfect. Dance with me for another hour. I will tighten your hips so you don't mess up. Dance for me, I'm the neighbor that will kiss your lips and conquer your mind. For you, don't go to sleep. The night is young, it's true. Someone said that those who sleep would never catch any fish. Stay with me here on the floor as long as the night does not finish. Dance with me for another night, I'll hold you close to me, it will be our fight. Dance for me, dance on me, this night you will dream with eyes wide open in your sleep. Dance with me, for another night, I will tighten your hips, so you don't. Non male, mi piace questa, queste sonorità mi piacciono. Sì, diciamo che chitarra e voce è chiaramente certo, un progetto che ha un impianto molto elettronico, è difficile, però la realtà è che nascono poi sempre così, sempre con la chitarra, per cui poi si va a dare un vestito diverso. Oggi sono venuto qua proprio per farti sentire come erano all'origine le canzoni che... Però no, non suonano male. Cioè, questa in realtà poi dovete sapere che sarà il secondo singolo probabilmente, ed è molto dance come andamento, come andatura. Quindi, giustamente. Quindi chitarra acustica e voce non lo diresti mai, c'è questo arpeggino così carino all'inizio, non c'è proprio nella realtà, non c'è, un po' più violenta come canzone, un po' più strong. Esatto. Sì, più o meno sì, guarda. In questo periodo stai progettando, oltre questi quattro pezzi, qualche cosa altro? Scrivi? C'è molto altro, però bisogna iniziare pian pianino. Quello certamente. Anche perché qua entriamo in un ragionamento un po' più ampio. Oggi è inutile che io faccia un disco di 10 canzoni venendo dal nulla, se non c'è realmente una richiesta da parte della gente. Certo. Significa spendere risorse, quindi tempo e denaro, e rischiare di bruciare in un album di 10 canzoni, di bruciarne 7, perché riesci a fare magari due singoli più il terzo tirato proprio, le altre 7 canzoni la gente non le ascolta, perché oggi non si ascolta più musica, non si ascoltano più i dischi, si ascoltano i singoli. Esatto. Insomma, il ruolo sociale della musica è cambiato, per cui è inutile anche soltanto pensare di fare un disco se non è richiesto da chi ti segue. Certo. Per cui già un EP secondo me di 4 canzoni è molto come biglietto da visita. Poi è chiaro, siamo all'inizio, e questo progetto è iniziato veramente dal nulla e si sta componendo di vari pezzi a poco, però come inizio va bene. Poi
se ci sarà, se verrà fuori qualcosa di più grande, insomma, le canzoni ci Band, sono. certo. Quindi E aspettiamo solo invece, che succeda qualcosa. Se succede, il Francesco Vannini, mio cosa, fratello. sì, il fratello, Mio cosa fa in questo fratello. periodo? Guarda solo il fratello? No, no. Diciamo che poi le nuove tecnologie aiutano anche mio fratello. Lui canta in italiano perché l'inglese non lo prende. Per cui no, sta raccogliendo idee, sta cominciando a far quadrare quello che ha in testa. Lui c'ha qualche contatto in più rispetto a me, il maledetto. Quindi ci sono anche dei possibili sbocchi che stiamo andando a vagliare. Sia per arrangiare le canzoni nuove, sia per registrarle, sia per distribuirle. Per cui è un momento in cui lui si fa vedere poco, però sta lavorando, non è in letargo, Va diciamo. bene, a fine puntata lo chiamerò, ve lo. Ho Ok, bisogno sì. Ok. di un pezzo suo. Voglio questo regalo. Assolutamente. Ho il Vai. numero di telefono, quindi. Esatto, non c'è niente. Facciamo una sorpresa a lui. E Ci sto. allora, dico, in questo periodo riesci a fare anche serata? Ho visto che comunque dalla tua pagina, che potete seguire, Friends McPine Project, Mi vedete difficile da digitare tutta sta roba, però sì, io l'ho cercate. sbagliato un 3-4 volte Francis McVan Project, perché scrivevo MAC McVan, non lo trovavo. no. C'hai questo bel faccione, lo Non si scoprirete può con un paio di occhiali occhiare, vabbè, quello che orridi. l'hanno visto, abbiamo pubblicato tutto. Esatto. Quindi fai dei live, vai in giro a proporre questo. Francis può fare dei live? Francis, che sarei io, quindi perché parlo in terza persona, non si sa. No, in questo momento live puri, no, però insomma arriva la bella stagione, se si riuscisse a fare, sai, qualche apertura, riuscire a fare una mezz'ora, anche perché ho diverse idee su come potrebbe strutturarsi il live, anche questa è una cosa recente, perché ripeto, ho iniziato dal nome, senza avere la minima idea di che cosa fare e man mano si sono andate aggiungendo le cose. Però sai, io propongo sempre di rischiare e fare invece di aspettare e basta, perché attenzione, Quello. ci vogliono il momento giusto per fare certe cose, perché uno deve avere anche un minimo di consapevolezza di potenzialità che ha. Però secondo me bisogna anche rischiare e fare questo, perché quando cominci a mettere la testa fuori e mai si è messa la testa fuori, ti metti a fare e Esatto, allora va esatto. avanti il progetto. Se lo metti sempre nel cassetto è difficile che esce, No, quindi complimenti per è il motivo questo, per cui sono uscito allo perché io scoperto, ti dico la perché. verità, mi piace molto Francis, non è per niente male, veramente si è Io. svecchiato, si è tagliato i capelli, devo dire, finalmente non c'è quel più la punta verde o rossa che non si poteva più guardare, veramente fuori Pensavo di dal farmi il zucchero contesto rosso. umano degli ultimi periodi, degli ultimi 50 anni. Ecco. Che bello, No, questo è tuo fratello, dico. Quindi ok. c'è Ma io mi il sono suo perché. tagliato i capelli. No, lui ce li ha ancora lunghi, secondo me. Non lo so, non ci vediamo da un po'. Ma Perché devi anche sapere che abbiamo litigato per sta cosa di Francis McVan. immagino perché. Si è sentito lasciato un po' da solo, abbiamo anche litigato. Magari un giorno riusciremo anche a fare qualcosa insieme sul palco, io non escludo niente, Ma però. secondo me sì, qualcosa si potrà mischiare. Vediamo, vediamo. Quindi quando esce questo EP? L'EP uscirà, penso, seconda metà di settembre. Quindi dopo l'estate, ma già Sì. registrato tutto? Già è tutto registrato, già è pronto, ma proprio Dove è perché. registrato? Negli studi della DNV Production, sai che cos'è DNV Production? A casa. A casa di mio Anche tuo fratello. fratello. Esatto. Sì, DNV Production è di necessità virtù Mi piace production. la virtù. No, devi sapere che, a parte gli scherzi, faccio tutto da solo. DNV Production, sta diventando qualcosa di reale. Era soltanto prima un'immagine, adesso. Stiamo cominciando a lavorare da ufficio stampa, stiamo cominciando a lavorare per supporto ad artisti che hanno bisogno di qualche consiglio, che magari hanno bisogno di qualche collaborazione, O di qualche fratello. o di qualche fratello in più, noi li vendiamo. E quindi c'è anche questo legato a Francis McVan, c'è la pagina DNV Production. Se avete bisogno di qualcosa, se volete un consiglio, magari vi mando da Max per fare le foto, magari. Vi mando, che ne so, dalla Musart per fare qualche sessione di registrazione, No? capisci?
Perché non tutti conoscono queste realtà. realtà locali e quindi è giusto che ci sia qualcuno dove vi posso aiutare io, vi aiuto io, ma è chiaro che se vuoi un fotografo bravo chiameremo Massimo, se vuoi uno studio che ti fa lavorare bene senza farti svenare chiameremo la Musart, quindi cerchiamo anche di dare aiuto. Bene. Sì, quindi C'è ora è qualcuno qua tutto. accanto che afferma che non dici stupidaggini, questo mi fa Chi piacere. è tu? Ah, mia moglie, c'è mia moglie, voi non sapete che è. Sì, mia Sì, moglie. sta dietro le Sì, quinte, giustamente. non si vuole fare vedere Peccato, assolutamente. perché è molto meglio di te. Comunque, lasciamo No, ma io sono d'accordo, stare. ma io se stava qua accanto a me, praticamente facciamo la riedizione di quello che succede a casa quando guardiamo la televisione, stiamo sul Ma divano. io accetto la sua cosa che non voleva apparire. Non, No, vedi, no, non lei in ho girato questo. nessuna telecamera dalle sue parti. Comunque, saluta. Ah, No, immagini. no, comunque lei sta già lavorando, sta facendo la social manager in questo Sì, mi ha detto momento. sto guardando se mi riprendi, questo mi ha Esatto, hai visto? detto. Lei ti tiene d'occhio, stai attento perché è piccolina, ma quando meno fa male, molto Senti, facciamo una cosa, io abbiamo conosciuto questo nuovo essere tramite un videoclip che hai fatto negli studi, dove sono? Della Sony, non mi ricordo, Sì, come negli studi in via. no? Non si può Via le dire, mani sì. dal naso. Se no poi i fan vengono sotto casa. Vabbè, vediamo questo, il tuo videoclip di questa nuova avventura che è no, no comfort zone, che è Cioè, giustamente girato nella tua no comfort zone. l'ho girato nella mia comfort zone, ma se non ci fosse almeno un Ma controsenso nella vita. chi è che l'ha girato? Il regista chi è? Il regista è Francesco Vanni. E Ah, i tuo Goofy, ci sono fratello. anche i Goofy, sì. Questo fratello dovunque è una cosa pazzesca. Se, Lo so. guardiamolo, ragazzi. Poi mi raccomando, ditemi un attimino se vi è piaciuto. Se è No, veramente non particolare. dite niente che ultimamente quelli che Ci sono parlano effetti male. speciali pazzeschi. Mamma mia, mamma mia. Guardiamocelo, guardiamocelo. Another neck. I don't wanna
Arte viva è fotografia, video e tutto ciò che è social, curato con esperienza e professionalità da Massimo Torcivia. Arte viva è a Palermo, per saperne di più arteviva.it. E stasera ci vediamo al Malox per Smell All Grunge, la seconda serata Unplugged. Vi aspettiamo tutti dalle 22. E allora, dopo questa bella avventura, abbiamo visto questo splendido video che a me, dico... A parte gli scherzi, lo dico sinceramente, a me è piaciuto parecchio, proprio perché a costi veramente elevatissimi è riuscito a fare un video che sembra fatto in casa. Ed è fantastico questo, con i potenti mezzi della tecnologia di oggi. A me è piaciuto parecchio, perché hai fatto veramente nella tua stanza quello che era giusto fare, con la giusta ironia, che forse non tutti hanno capito. Tra l'altro è vintage, sai perché? Perché questi effetti si trovano in Pinnacle 14 senza fare pubblicità, pubblicità. Ma non si trovano in quelli moderni, quindi questo è già vintage, visto? Neanche il tempo di... E il personaggio è un supereroe dei tempi. Ma tu farai un 45 giri, suppongo, farai uscire. Ah certo, ci sarebbe bellissimo. Ho una cassetta. La cassetta secondo me ci sta meglio, perché non si sente troppo bene in 45 cassetta, e invece la cassetta è bella perché non si sente proprio, non esistono più dei riproduttori di musicassetta. Praticamente uno solo guarda e basta, tanto c'è il video, si vede il video, è lo stesso. Poi, ti dicevo, c'è questo nuovo supereroe, Super Gif Man. Senti, ora siamo quasi diciamo in chiusura, quasi ancora abbiamo 10 minuti abbondanti. Vuoi fare qualche saluto, qualche ringraziamento? Vuoi prendere a parolacce qualcuno? Fai tu, cioè è un momento. Posso prendere a parolacce qualcuno? No. Saluto la mamma, che sembra una cosa. È il minimo. Ci tiene, c'ha due figli. C'ha due figli fanno uguali. Musica, disoccupati entrambi. Disoccupati entrambi, schifo. Giusto insieme. Mamma e papà, ciao. Siamo qua anche a 33 anni a fare i buffoni. Qualcosa cambia. Ora. Diciamo pure la verità, dico, Francesco Vannini è una persona che suona, musicista che suona con un sacco di gruppi, un paio di gruppi, tre, cinque, sette, diversi, dai noi dire no, salutiamo tutti gli amici musicisti che ci conoscono. Sarebbero troppi da elencare. Esatto. Non è vero, perché poi in realtà giriamo su Semplicissima. Vabbè. Dove ti andiamo a trovare recentemente? Prossimi eventi che ti possiamo andare a trovare? Allora, perché di Palermo domani siamo a Barra Franca, quindi... Perfetto. A casa. Però quelli di Barra Franca... Possono venire a Palermo? Quando? Non lo so. Ecco. Quindi seguitelo nelle pagine. Andatevele a cercare. Nelle pagine seguite tutte cose. Giugno sarà un mese particolarissimo. Tutto. Va bene. Io voglio un altro regalino tuo. Sì. Un altro pezzo... che si può fare sempre con la chitarra di Francis. Dopo di questo ce ne andiamo a casa. No. Voglio parlare un attimo con tuo fratello e lo salutiamo. Okay. Ci facciamo i saluti totali. Non assicuro niente, però andiamo in chiusura. Okay, va bene? Grazie ancora. Ma grazie a chi ancora ci segue nonostante tutto. E ancora non abbiamo visto niente. Dai.
I would recognize your eyes among a thousand eyes, like eyes under a skin lost deeply there. Like a fire that rises up under a storm. Molto bella, a me piace, 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 piace, piace. Tra l'altro dico, proprio perché sei Max e non sei un altro, questa canzone non c'è nell'EP, questa canzone è un'altra cosa in più, proprio una bonus track che non esiste. Che si intitola questa? Leaves. 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 Vivere. Art Leaves. Arte viva, grazie, visto? Lo prendo come un omaggio, me lo sono preso, grazie, molto. È piaciuto. Finisce con fuck you, quindi è perfetta. Siamo ai saluti. No, dai, non contengo, in televisione bisognerebbe darsi del lei, intanto. Esatto, quindi... e lei chi è? Soprattutto. Lei è mia moglie, io lui, se mi dai del lui magari. E allora lui? Qualcuno da salutare l'abbiamo, dai, io ora siamo ai saluti, siamo arrivati verso la fine, perché poi abbiamo l'ultimo pezzo che chiederò a tuo fratello. Aspetta un attimo che non riesco a fare una cosa che succede qua, ok, scusami, eccomi qua, siamo qua, già, non mancavo io, mancavo io, sono tornato. E adesso si abbasserà lo share, ma pazienza, dai. Io vorrei... Sì. Ma per alzare lo share, puoi spuntare un attimino anche tu accanto a tuo marito, no? Vabbè. Facciamo un attimo, non si può. Vabbè, la prossima volta prendiamo anche delle veline. Lo stacchetto con le veline. Non inviti solo mia moglie a questo punto. No, che c'entra, non lo farei mai. Lei vorrebbe fare un duo, però si vergogna, quindi non si può fare. Perché lei sa cantare, vero? Se no lei sa cantare. Lei è molto intonata. Visto. Fa finta di niente. Così è, sempre così. Uno vuole fare, invece loro... apro una bocca e siamo subito brave. Non si sa come mai. Loro non faticano niente, noi sì. Ma è una passione, almeno la voce è una passione. No. Non c'è passione per questo? No, bastano loro. Poi l'abbiamo fatta parlare, grazie. Non la convincerai mai, perché... però è vero. Vabbè, basta. Io devo ringraziare i nostri sponsor, che sono Musart Studio, Sala Prove, Gero, che tra l'altro da ogni sera...
lo voglio dire, suonerà con gli Exit a San Lorenzo Mercato, quindi vi invito perché comunque si merita. Transea, associazione Transea che ci dà la parte tecnica, quindi microfoni e compagnia bella, cavi e cose varie. Ciao Marco, grazie. Tra l'altro vi ricordo che insieme a Marco a Transea stiamo nell'organizzazione di Motor Rocca Fest, che sarà il 24 giugno a Marineo. Siete tutti invitati, ingresso libero, è un evento creato per far beneficenza alla Tanzania. Tutti un continente africano, non mi viene. Quindi siete tutti invitati. Il 24 giugno c'è ancora tempo. 23-24 sono due giornate con musica. C'è un villaggio molto bello. No, niente scusa, avete il tempo di organizzare. Sono tutti motociclisti, tutti riuniti per questa manifestazione. Chiusa questa situazione, ringrazio Francesco Vannini, anzi, scusami, Francis McFan, per essere qua sul divano di Arte Viva. Ti ringrazio. Grazie anche alla tua consorte che facciamo salutare anche a lei un saluto, ciao. Meglio di niente, dico, va bene così. Vi ringrazio sempre di seguirci, ci vediamo settimana prossima, prossimo giovedì, chissà chi sarà il prossimo ospite. Se volete venire, io lo dico chiaramente, basta mandare un messaggio su Messenger o su WhatsApp, una mail, quello che volete. Facilmente possiamo programmare. È uno dei pochi addetti ai lavori che risponde, tra l'altro. Tra l'altro, dico, faccio tutto, non ne posso più. Va bene, allora, Francesco Vannini, benvenuto, come stai? Oh, buonasera. Il fratello, visto? Nel cambio non mi sono accorto che sei arrivato. Non è questa cosa che mi chiamate dopo mio fratello che è iniziato l'altro ieri. Lo so, lo sai com'è, si fa male avanti i giovani. Sono ragazzi. Abbiamo la stessa età, siamo gemelli. Vabbè, giovani a livello di artistico. Neanche sembriamo giovani, ma tu sei sempre in quadra, cioè la gente sì, ti vede? Sì, qua sono. Okay. Ci sono. Alla tua sinistra. Qua in basso. Ok. Due deficienti. Va bene. Ti chiedo una canzone che secondo me Francesco Vannini la canta molto bella. L'unica molto bella bene, ed è molto bello come pezzo, perché mi fa un attimino sognare. Io amo quel tipo di mezzo, perché è molto poetico. Ti confido una cosa, mi piacerebbe un giorno fare un reportage fotografico delle foto in volo in volo, cioè proprio da sopra, da sopra, non da sopra, sotto, l'insieme di c'è un posto, come si chiama? Sì, quello tutti in Cappadocia, dove fanno questa Cappadocia, provincia di Agrigento, dove fanno queste bello il cielo, si è bellissimo. E quindi le mongolfiere. Sì. Aspetta che levo, che c'è Francis McVan, lo levo, non sei tu? Speriamo che me la ricordo. Non sei tu. Allora sentiamo questo pezzo, ti ringrazio. Ci salutiamo, naturalmente. Grazie. Vuoi salutare tutti. Ci Ciao vediamo. Grazie ancora. E sentiamo l'ultimo pezzo. Grazie, dai, ragazzi. Ciao. Forse che perdersi in un tappo di spunta è solo inutile, insensata allegria. Ma sembra essere l'unica niente breve strada per scappare via. Forse che non c'è niente che ritorni, di ritorni solo sempre solo malinconia. Forse che i salti dritti dentro al vuoto altrove non sono che la vita tua, non la mia. Forse che perdersi nel cerchio della tua attenzione è solo pura vana inutile poesia. Thank you.
al cielo volano piano. C'è chi si dispera perché pur saltando non va lontano. E le mongolfiere sopra il mondo stanno a guardare. Chi si dispera perché pur saltando non potrà mai volare. Sei sul sofà, tutti i giovedì alle 18, live sulla pagina Arteviva.